In questi giorni, vista l'estrema difficoltà nel reperire lo Zimox o l'amoxicillina in sciroppo, mi è stato chiesto da un pediatra e anche da alcune mamme se si poteva fare partendo tranquillamente dalle pastiglie. Ora andremo a vedere come farlo passo per passo, così da poter creare una soluzione da dare ai propri bambini. Per prima cosa ci serve una pastiglia di amoxicillina Zimox o Velamox da 1 grammo che andremo a spezzare a metà. Questa mezza pastiglia andiamo a inserirla in una siringa da 10 ml. Adesso andremo a sciogliere questa pastiglia in 3 ml d'acqua che andremo a prelevare con la siringa. Bene, adesso ci puliamo bene le mani o ci mettiamo un guanto, andiamo a tappare la siringa e facciamo sciogliere la pastiglia. Adesso che la pastiglia è disciolta, andiamo ad aggiungere un liquido a nostra scelta, 7 ml. Io qui ho del succo di amarena, ma può essere fatto con qualsiasi succo a vostra scelta, anche con del gelato un po' sciolto. Una volta prelevati, scuotiamo bene. Ed ecco fatto, la soluzione così formata avrà 250 mg di amoxicillina su 5 ml, come l'amoxicillina sciroppo o lo Zimox sciroppo. L'unica differenza è che questa soluzione deve essere utilizzata subito e non può essere conservata in frigorifero. Per la dose corretta da dare, però, chiedete sempre al vostro pediatra. E rimaniamo sempre speranzosi che questa mancanza di farmaci finisca presto.